Abbiamo avuto ospite qui a Risorgive Giulio Boccaletti. Ha presentato il suo libro, L'acqua, una biografia, e ha reso centrale l'elemento dell'acqua non sia nella storia ma sia anche in questo momento attuale, cercando di capire attraverso un'analisi geopolitica quanto l'acqua è importante non solamente per i cambiamenti climatici e per le conseguenze che ci saranno, ma anche diciamo, nei rapporti tra gli uomini e tra le società, e rapporto anche quindi anche per una gestione corretta di questa risorsa. Ancora di più abbiamo avuto la conferma che il cammino che ha intrapreso la società dell'idrico via acqua è un cammino che porterà sempre più a una collaborazione e alla consapevolezza dell'importanza di questa risorsa. L'acqua si è ripresentata nella nostra vita recentemente, nell'ultimo anno abbiamo avuto siccità, abbiamo avuto inondazioni catastrofiche, ci sorprendiamo, ma in realtà la storia ci dice che questo tipo di eventi, di fenomeni si è sempre presentato. Da quando siamo diventati sedentari, da quando abbiamo deciso di stare fermi in un mondo di acqua che si muove nel Neolitico, abbiamo instaurato una relazione dialettica con l'acqua. L'acqua trasforma il territorio e noi dobbiamo trasformare il territorio per gestirla. Lo abbiamo fatto per migliaia di anni. E poi nell'ultimo secolo ce ne siamo un po' dimenticati. Nessuno di noi guarda un fiume quando va al lavoro, tutti noi apriamo un rubinetto per ottenere l'acqua senza sapere in realtà da dove quell'acqua venga. Ci siamo dimenticati dell'acqua sul territorio. Il clima sta cambiando, con il cambiamento climatico cambia la sua espressione sul territorio, che è l'acqua, le inondazioni, le siccità, e quindi adesso ci troviamo di nuovo a dover gestire questa forza che opera attorno a noi. La discussione importante da fare è che cosa ci insegna la storia, che cosa ci dice il nostro passato su quello che ci aspetta nel futuro, un futuro che sicuramente vedrà l'acqua molto più presente di quanto non sia stata nell'ultimo secolo.